Allora, gioco d'azzardo e gioco d'azzardo patologico. In maniera molto semplice definiamo un po' le differenze. Come ogni gioco, il gioco d'azzardo ha delle caratteristiche particolari. Gioco d'azzardo, e qui pensiamo a sia il gioco d'azzardo a carte, ma anche il gioco d'azzardo, per esempio, una folle corsa in macchina, è caratterizzato dal fatto che c'è del rischio. Non c'è una previsione sul risultato perché non ho l'esperienza precedente che può guidarmi e quindi mi butto. Il gioco d'azzardo è caratterizzato anche dalla tensione, le persone sono motivate proprio dal desiderio di provare quella tensione che non è fastidiosa, ma al contrario è un'eccitazione che dà piacere, che è ricercata. Quello che caratterizza il gioco d'azzardo, e qui pensiamo al gioco d'azzardo con denaro, è appunto proprio la presenza dei soldi. I soldi trasformano qualunque gioco d'azzardo in un gioco d'azzardo come noi conosciamo, per esempio gratta e vinci, lotterie, eccetera. La presenza del denaro trasforma la vittoria in vincita e la sconfitta in perdita, quindi è un elemento caratteristico del gioco d'azzardo rispetto al gioco qualunque. Come dicevamo, poi il gioco d'azzardo è caratterizzato dall'imprevedibilità del risultato e del fatto che ci sia una sorte che è aleatoria, può esserci o non esserci, la fortuna può esserci o non esserci, quindi può essere dalla mia parte o meno. Questo è il gioco d'azzardo. Quando diventa patologico? In maniera molto semplice diciamo che il gioco d'azzardo diventa patologico quando non ci si riesce più a fermare, quando nonostante le perdite continua a puntare. E in questo caso vediamo come nonostante non ci sia guadagno, che è uno dei motori del gioco d'azzardo, vado per guadagnare, continua a giocare. Un'altra caratteristica del gioco d'azzardo patologico è il fatto che ci sia un'assenza di piacere. Sembra contraddittorio, ma in realtà le persone che giocano in maniera compulsiva, cioè quindi reiterata, alla fine non provano più quel piacere iniziale, ma giocano in maniera piuttosto meccanica. Questo fa quindi del gioco d'azzardo patologico, diciamolo in maniera così abbastanza semplice, una condotta irrazionale, quindi gioco ma non c'è guadagno e non c'è nemmeno piacere. Esempi di gioco d'azzardo, quelli che conosciamo, quelli quotidiani, dall'otto, gratta e vinci, scommessa sportiva, casinò, ma già una qualunque partita a carte con denaro è un gioco d'azzardo di per sé. Il gioco d'azzardo di per sé non è patologico, non è un'attività patologica. Si gioca d'azzardo perché si ricerca lo svago, si ricerca il divertimento, è una condizione di socializzazione. Una delle motivazioni, fra l'altro, come dicevamo prima, del gioco d'azzardo è la motivazione al rischio, il piacere quindi di provare una certa determinata tensione. Quando facciamo dei propri esempi molto semplici, quando si arriva a una condizione di gioco d'azzardo patologico? Quando l'attività è prolungata più di un tempo accettabile. Non è facile definire il tempo accettabile, però orientativamente quando il tempo supera il tempo che viene dedicato allo svago. Quindi il giocatore d'azzardo piano piano poi allunga questo tempo tanto da ridurre l'attenzione e quindi il tempo ad altre attività, al lavoro, alle relazioni sociali, alla famiglia. Un'altra caratteristica, come dicevamo prima, è che è un'attività condotta in maniera meccanica, senza piacere. È difficile credere al giocatore che dica, giocatore patologico che dica, che gioca per il piacere. Non c'è più, è una costrizione, quella di andare a giocare, senza non si riesce a condurre la giornata, o a vivere appunto il resto della giornata. E il gioco d'azzardo patologico sempre interferisce negativamente con tutte le altre attività, quelle lavorative o per esempio anche le attività scolastiche.
sfocia in crisi finanziaria, è inevitabile, col gioco si perde e quindi si è costretti poi a accendere mutui oppure a dover vendere dei beni. Il gioco d'azzardo patologico poi si caratterizza per il fatto che porta la persona a delle soluzioni irragionevori, vendo l'orchio a casa per destinarlo al gioco. Soluzioni illegali, faccio segni falsi o addirittura vado a rubare, o sì, azioni del genere. Soltanto è importante però dire questo, che la caratteristica principale, l'emerso principale, la caratteristica che emerge, il danno che emerge dal gioco d'azzardo, che più è evidente, è quello economico. Ma in realtà non è il danno, non è l'unico danno e probabilmente non è nemmeno il principale. Il giocatore d'azzardo che continua, appunto dicevamo, in maniera compulsiva, piano piano riceve poi delle grosse sofferenze, dei grossi danni, delle grosse ferite a livello psicologico. L'umore cambia, il giocatore patologico diventa irritabile, pieno di sensi di colpa, l'umore scade sempre di più. E non c'è poi piacere nel fare, nello star con gli altri, così come nel condurre il lavoro, per arrivare poi a dei propositi suicidari. Per cui dicevo che l'aspetto economico è quello che più viene, è quello che più emerge, è quello più visibile, ma non è il danno maggiore. In definitiva possiamo dire quindi che il gioco d'azzardo patologico è una condotta compulsiva, quindi ripetuta, che è fuori controllo dalla persona, la persona non riesce da sola a frenarsi, che è prioritaria, cioè nel senso che è precedente come forma di interesse a tutte le altre occupazioni o gli altri interessi della giornata, è nociva, e questo si commenta di per sé, inflessibile, nel senso che quando si è instaurata questa forma di dipendenza è difficile che la persona riesca da sola a ridurne la portata. Un ultimo aspetto molto importante che mi preme molto di considerare, quindi di riferire, è questo. Molti giocatori, la maggior parte dei giocatori, ci dice che gioca perché è il caso che l'abbia portata lì, per caso sono andato una volta in una sala giochi e ho cominciato a giocare, oppure dicono che è per divertimento che giocano, oppure addirittura che la crisi economica, non ho soldi, non ho lavoro, gioco per guadagnare e quindi sono rimasto poi irretito dal gioco d'azzardo. Di fronte a questa affermazione io poi faccio una domanda: ma come mai, nonostante l'assommare delle perdite, i debiti e nonostante poi alla fine non ci sia, dicevamo, più questa forma di piacere, perché il gioco continua? E per rispondere un po' a questa domanda che fa la differenza, di fronte appunto a queste difficoltà la persona avrebbe dovuto fermarsi. Alla fine, cioè, quello che bisogna far riflettere il giocatore sul fatto che il gioco d'azzardo diventa una condotta che, diciamo, autosabotante, cioè quindi che mette a rischio la salute, la tranquillità della persona, della famiglia, situazione lavorativa, eccetera, che annulla la volontà della persona. Il giocatore piano piano perde i propri interessi, quelli che precedentemente aveva, perde le relazioni, perde la voglia di vivere. Il nostro compito è quello un po' di far capire alla persona che cosa c'è dietro il gioco d'azzardo, dietro questa condotta che dicevamo è così nociva. Far capire che il gioco d'azzardo è un tentativo, anche se poi non se ne rendono conto, di sfuggire alla noia che hanno dentro, ma è con una noia forte, persistente, al vuoto interiore che una persona può avere, oppure il gioco d'azzardo può essere utilizzato come un forte eccitante rispetto a dei vissuti interni che sono invece magari di tristezza o di abbattimento. Tutto questo però viene portato, il gioco d'azzardo funziona, appunto dicevamo, come attivatore o come scarico a seconda dei casi, però purtroppo senza dare alla persona la consapevolezza di quello che sta accadendo e senza soprattutto riuscire
a dare alla persona un qualcosa in più rispetto alla propria condizione per farglielo capire. Cioè, gioco d'azzardo, scarico la mia attenzione o attivo per esempio il mio umore, ma non mi rendo conto di quello che c'è dentro di me che mi ha portato a queste condizioni e per cui sarò portato la prossima volta a fare lo stesso. Non si è aggiunta una consapevolezza che mi ha fatto capire qualcosa di più. In ultimo potremmo accennare brevemente a che cosa è possibile fare con il giocatore una volta chiesto l'aiuto. È importante con lui fare un inquadramento della situazione in maniera molto generale, partendo dalla storia di gioco, ma non fermandosi lì, perché altrimenti la storia di gioco potrebbe essere molto scarna di particolari. Ho giocato, ho vinto, ho perso, ho accumulato debiti. L'aiuto da dare a questa persona è cercare di capire dentro di lui che cos'è che lo ha portato a una condotta del genere. Quindi spostare dal piano concreto a un piano più interno. Non è un percorso facile, è un avvicinamento progressivo, diciamo così, a cercare di capire delle motivazioni che possono aver spinto la persona. Oltre a, quindi, ad un aiuto psicologico, è necessario dare poi un sostegno alla famiglia, che è coinvolta direttamente o indirettamente nelle questioni di gioco di un familiare e che molto spesso non sa come reagire o addirittura può reagire anche in maniera contraria a quello che potrebbe essere un successo terapeutico. È importante anche dare poi, così come noi offriamo, una consulenza legale per aiutare la persona un po' a sistemare i propri debiti, quindi metterla in una condizione anche di tranquillità economica e finanziaria, tanto per poter fare poi un altro tipo di lavoro. E infine anche dare un po' dei suggerimenti, diciamo, a livello psicoeducazionale, come gestire il denaro, come gestire le proprie risorse, dal bancomat alle questioni appunto più semplici, proprio perché molto spesso la crisi è talmente generale che la persona e quindi anche la famiglia non sa più che cosa fare. Dopo l'inquadramento del genere, il nostro compito è un po' quello di passare al piano terapeutico, aiutare quindi la persona a partire dalle proprie bisogni, dalle proprie difficoltà, dalle proprie problematiche, piano piano per recuperare una tranquillità individuale, lavorativa, nella gestione del tempo libero, familiare, eccetera.